E come ogni lunedì do il benvenuto alla dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista, perché c'è da lanciare la nuova sfida alimentare della settimana. Buongiorno dottoressa, bentornata a Colazione in Farmacia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È passato un buon weekend? Molto. Ecco, noi invece buon abbiamo lavorato. Se noi invece abbiamo lavorato facendo 7 ore di diretta a Cosmofarma venerdì, sabato, domenica un po' meno, però praticamente abbiamo fatto 15-20 ore, 20 ore circa di diretta in 3 giorni su Radio QRS, ma va bene lo stesso, siamo qui già ricaricati il lunedì. Qual è la sfida alimentare Benissimo. Della settimana? Magari ci ricaricheremo proprio con le ricette della dottoressa Cancellato, perché perché è una sfida insolita, oserei dire. Qual è la sfida della settimana, dottoressa? La sfida della settimana è farvi i furbi e provare una delle ricette che vi propongo, che io chiamo dolci furbi, merende furbe, perché sono una rivisitazione di dolci che si iniziano a consumare normalmente con l'arrivo del caldo. Quindi abbiamo la ricetta di un gelato, dei ghiaccioli, di dolci preparati col cocco e il cioccolato e di una cheesecake. Il cocco è il mio preferito. Il cocco è proprio il mio preferito in assoluto, insieme alle fragole. Ah, ottimo. Adesso normalmente col caldo si iniziano a mangiare infatti più gelati, più dolci al cucchiaio, più dolci da frigo, sì. E si consuma tutti i giorni, che hanno effettivamente un surplus calorico di grassi, di zuccheri, e non le indicazioni sono quelle di consumarli saltuariamente. Però se noi rivisitiamo, diciamo, in chiave più salutare queste ricette, possiamo consumarli tutti i giorni e vi assicuro che il risultato è sorprendente. Beh, sì. Domani Fabio con Mattea parlerete di questo gelato, che è completamente senza zucchero, e noi dobbiamo pensare anche che tutti gli alimenti, il freddo in generale, riduce la percezione del dolce. Quindi il gelato ha tanti tanti zuccheri, e la ricetta di domani sarà proprio un gelato completamente senza zucchero, comunque dolce e cremoso. Quindi, davvero buono. Quindi quando sentiamo il classico sapore dolce del gelato, è stato utilizzato più zucchero rispetto, non so, a una classica merendina, che consumiamo, proprio perché il freddo riduce la percezione del dolce. Quindi chissà quanto zucchero c'è dentro il gelato. Tantissimo. Se si prova ad assaggiare un gelato completamente liquido, sciolto, il liquido di preparazione di un gelato effettivamente è dolcissimo, è nauseante. Caspita. Poi il gelato non è che non va consumato ogni tanto, sì. E io consiglio sempre di prendere un gelato artigianale, di limitare quelli confezionati, di prendere un vero gelato artigianale, di scegliere il gusto che più piace, perché comunque anche la frutta ha tantissimo zucchero, anzi, se ne prendiamo un gelato alle creme è più bilanciato, perché contiene magari le uova, contiene il latte, contiene anche un po' di zucchero. Invece il gelato alla frutta è solamente acqua e zucchero. Ma veramente? Quando si prende il gelato è bene prendere quello che più piace e che sia un buon gelato artigianale. Io non avrei mai detto questo. Non avrei mai detto che c'era più zucchero nei gelati alla frutta. È solo acqua e zucchero, quindi per creare il gelato abbiamo solo praticamente 2 ingredienti. Sì. E un pochino di frutta, però non è possibile dolcificare un gelato solamente con la frutta. È impossibile, se non con la ricetta che vi darò domani, con la banana. Perché ecco. La banana è diversa, è più dolce, ma allo stesso tempo ha una composizione di zucchero leggermente diversa, un pochino di amido, che rende il gelato cremoso, e quindi riusciamo a fare un gelato furbo come riusciamo io. Quindi ci faremo aiutare anche un po' dalla chimica, magari, da qualcosa, perché l'amido magari può aiutare da questo punto di vista. E io sto guardando qui le ricette, ci sarà quindi anche del cocco, del cioccolato, sì. le fragole. Poi, con la cheesecake. Sì, le fragole con la cheesecake. Poi io ho messo le fragole, sì. Ma non è, si possono sostituire con le pesche, con il melone, con le ciliegie, con i frutti che più piacciono di stagione. Ad esempio, a me la ricetta della cheesecake piace anche a colazione.
Beh, sì, a colazione la cheesecake a me piace molto. Tra l'altro ci sono due versioni, no, della cheesecake, quella più invernale, credo sia la cheesecake, la New York cheesecake, quella cotta, e poi c'è la cheesecake, quella non cotta, se non Non vado male. costa. Ed è la mia preferita, devo dire la verità, perché è più fresca, è più divertente anche da mangiare, più croccante, con il fondo fatto con i biscotti sbriciolati, almeno credo. Questa è la ricetta che ricordo io, quindi sicuramente è molto buona anche come colazione. E, Sì, dottoressa venerdì Cancellato, avrete la sì? mia ricetta e sarà una ricetta più salutare, ma comunque molto buona. Fidatevi perché cambia. È una cheesecake che si può mangiare a fine pasto, si può Sì. mangiare a colazione, a merenda, e è buona, piace tanto ai bambini. Ad esempio, io al mio compagno la devo preparare almeno 3 volte alla settimana, o per colazione o come dolce. Allora, lei ha detto che piace molto ai bambini e poi ha detto che la prepara al suo compagno, quindi noi uomini siamo dei bambini, insomma, dei bambinoni. No, dai, però è una ricetta che piace anche per i gusti un po' più difficili. Ah, ecco, sì, no, la cheesecake è veramente buona, conquista tutti, con le fragole, con i frutti di bosco, in tutti i modi è veramente sempre una ricetta vincente, bisogna ammetterlo. Dottoressa Cancellato, è stato come sempre un piacere avere la nostra ospite qui a colazione in farmacia, grazie per queste ricette furbe che proveremo nella stagione calda, nella stagione estiva che ormai è arrivata, perché ci sono stati 30 gradi in questo fine settimana. Infatti. Buona giornata, buona settimana, a risentirci presto, grazie. Buona settimana a tutti. Quindi grazie alla dottoressa Cancellato, voi mi raccomando provate le ricette, mandateci le foto di queste merende furbe. Ci sono anche i ghiaccioli energizzanti e detox. E avremo tanto di cui parlare in questa settimana con queste merende. Vedremo se il buon Dario Rigon proverà a farne qualcuna, non si sa, il nostro stregone dei computer. E con questo concludiamo la nostra parte di sfida alimentare del giorno.